Alla luce degli ultimi dati inviati alla cabina di regia nazionale, appunto, che si dovrà riunire domani per verificare poi le varie colorazioni delle regioni italiane, ci sono i dati della regione Abruzzo che lasciano ben sperare. Io mi trovo in compagnia di Alberto Albani, che è il direttore del Dipartimento dell'Emergenza Urgenza della ASL di Pescara e responsabile della Task Force regionale per il Covid. Allora, è uscita anche una nota del governatore Marsilio che ha parlato di un indice RT molto basso, ma insomma, quali sono i dati in vostro possesso e quindi quali sono i dati che avete inviato alla cabina di regia nazionale? Sì, i dati che abbiamo inviato, che sono in ulteriore elaborazione, attestano un R su T intorno allo 0,85%, quindi un dato buono che ci consentirà di andare come regione nella fascia gialla e quindi nella una zona in cui si possa riattivare le attività industriali, attività economiche e quindi ricominciare un pochino a livello regionale a riprendere tutto ciò che era stato interrotto mentre ci trovavamo in fascia rossa e arancione. L'ufficialità di questa notizia dell'eventuale fascia gialla insomma arriverà comunque con la cabina di regia, ma intanto va detto che la guardia deve restare sempre alta anche qualora dovessimo effettivamente risultare gialli. Questo sì, perché questa è una buonissima notizia, quella di essere tornati in fascia gialla. Il problema è che lo spostamento da una fascia all'altra può essere molto rapido, quindi dipende da noi, dai nostri comportamenti, perché passare dallo 0,85 all'1,12 ci vuole poco. Dobbiamo stare attenti, mantenere il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, il lavaggio frequente delle mani, usare il ristorante a pranzo in compagnia, ma con il distanziamento sociale che deve essere la prima regola per impedire la diffusione del virus. Gli screening di massa in questo momento stanno aiutando tanto anche a individuare gli asintomatici che, come diceva lei, sono dei super diffusori del virus. Continuerete comunque su questa strada cadenzandoli in maniera regolare? Sì, assolutamente sì. Lo dico sempre quando ho la possibilità di parlare al pubblico che la guerra si vince sul territorio, quindi noi dobbiamo continuare a non abbassare la guardia, a fare un numero di tamponi elevato, tutti i screening di massa in maniera più capillare e diffusa possibile, al fine di intercettare gli asintomatici che poi spesso sono anche dei super diffusori e quindi sono in grado di infettare un numero elevato di persone. Le varianti quanto ci devono far preoccupare? Per il momento le varianti in Abruzzo sono state individuate molteplici varianti, non soltanto quella inglese cosiddetta e quella brasiliana, ma anche altre varianti. Queste sono però fanno parte della normale evoluzione di un quadro virologico, anche durante l'influenza il virus cambia continuamente. Quindi questi cambiamenti sono analizzati perché abbiamo due eccellenze nel territorio abruzzese, lo studio che vengono effettuati quotidianamente dal centro zooprofilattico di Terni e dall'Università di Chieti, che sono in grado di individuare immediatamente delle eventuali mutazioni e quindi poi segnalarle a livello centrale.